Buona giornata, rassegna stampa di oggi, 1º marzo 2018, cari amici, questa è la prima edizione di oggi. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Torino, maestra insulta forze dell'ordine durante corteo antifascista, dovete morire, ha detto, ora rischia licenziamento. La ministra dell'istruzione Valeria Fedeli ha annunciato un procedimento disciplinare contro Lavinia Flavia Cassaro, insegnante che giovedì scorso è stata filmata mentre insultava gli agenti di polizia e i carabinieri impegnati in un cordone predisposto per impedire a 500 antagonisti di raggiungere l'hotel dove si teneva un comizio di Casa Pound. È inaccettabile ascoltare dalla voce di una docente parole di odio e di violenza. TAV, il commissario di governo, dice più necessaria oggi di 10 anni fa, anche se i dati del suo studio smentiscono. Foietta guida l'osservatorio che in un recente documento attesta come le previsioni di traffico siano state smentite dai fatti. Intanto il CIPE ha approvato il contratto di programma tra Ferrovie dello Stato, Ministero dei Trasporti e TELT sulle modalità di finanziamento della progettazione e della realizzazione della tratta transfrontaliera. Embraco, Calenda non aspetta la risposta dell'Unione Europea, annuncia il nuovo fondo contro le delocalizzazioni. Il CIPE, presieduto da Gentiloni, ha assegnato 200 milioni a valere sul fondo per sviluppo e coesione. Non c'è però il via libera dell'antitrust di Bruxelles e la normativa sugli aiuti di Stato non consente di offrire vantaggi a una specifica azienda per trattenerla. Intanto si muove anche il Presidente del Parlamento europeo, Tajani, possibile premier in caso di vittoria del centrodestra, e dice: ho parlato col ministro brasiliano, farà il possibile. Governo, soldi a cultura, imprese e strade, pioggia di fondi da 4,3 miliardi di euro a 4 giorni dal voto. Ultima riunione del comitato interministeriale che benedice molti impegni del governo in bilico dopo il 4 marzo. 740 milioni di euro per i centri storici e il turismo, 1 miliardo e passa contro la delocalizzazione, un altro per la statale Ionica e ancora porto di Ravenna e viabilità di Malpensa. Dal sud al nord tutti contenti e il ministro Calenda aveva anticipato le misure all'insegna della continuità. Napoli, 14enni, subiva violenze in famiglia perché omosessuale. Benzina sulle caviglie, schiaffi e pugni. Il ragazzo ha segnalato tutto alla Gay Helpline facendo partire l'iter per la denuncia. Ora si trova in una struttura protetta. Il Gay Center hanno detto: restiamo in attesa dell'esito delle indagini anche contro coloro che sapevano e hanno taciuto. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.